Allora, trovata la soluzione, almeno così si spera, per rendere anche più solenne e come merita la consegna della Lancia d'Oro. Cosa cambia? Allora, anzitutto ringraziamo chi ha reso possibile questa operazione, quindi la famiglia Chiavini, Carlo e Anna, che hanno dato la disponibilità di accesso al sindaco, al rettore che vincerà la giostra e ai valletti che porteranno la lancia di effettuare la premiazione praticamente in casa loro. In realtà sul terrazzino che c'è sulla parte di piazza opposta alla tribuna A, che è al primo piano, ma è anche piuttosto alto, e sul quale avverrà lo scambio tra il sindaco e il rettore vincitore. Questo consentirà, il terrazzino non è raggiungibile dal basso ovviamente, quindi consentirà di fare una premiazione, come dire, dotata anche di una visibilità e di una dignità migliore di quanto non è avvenuto negli ultimi anni perlomeno in tribuna A. Questo per restituire a questa fase della giostra una simbologia importante, no? E quindi vediamo se le cose funzionano come noi speriamo. È evidente che a questo punto anche il quartiere vincitore si troverà staccato dai quartieri perdenti che se ne andranno lungo via Vasari, mentre il quartiere vincitore si stringerà intorno a questo luogo da cui poi scenderà il rettore con la lancia per darla al capitano e a tutto il popolo di quartiere che ha vinto la giostra. Io credo che sia una buona idea alla fine. Ripeto che è possibile grazie alla disponibilità di una famiglia aretina che ci ha dato questa possibilità. Il sindaco seguirà la giostra nella consueta tribuna fino a un certo punto. Esatto, fino a un certo punto, dopodiché mi sposterò per andare proprio a prepararmi nel punto in cui si darà la premiazione a Saracino finito, quindi o con le 8 carriere ordinarie oppure anche alla fine degli spareggi. Servirà, è già diciamo, deciso, servirà anche il parere insomma, dell'autorità sull'ordine pubblico. Ovviamente l'abbiamo condiviso con Sì, i ok. rettori. Dal punto di vista dell'allestimento di piazza non cambia nulla perché i soggetti in piazza sono gli stessi e disposti nella stessa maniera. Certamente una condivisione comunque con il comitato tecnico domani mattina per un cambio, diciamo, più che altro di spostamenti interni di quartieri e figuranti, ovviamente sì, ma non credo, ritengo che da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi perché non ci sono cambiamenti strutturali anche. Ci sono alcuni aspetti tecnici da risolvere nelle prossime ore, tipo insomma, comunque la presenza in quel punto delle reti per evitare che il pubblico getti oggetti lungo la lizza. Un'altra che mi è venuta in mente a me è per esempio se questa lancia riuscirà a scendere dalle scale oppure verrà calata dalla terrazza. Non so se ci avete pensato. Abbiamo pensato e abbiamo fatto una verifica questa mattina con uno strumento di misura che ci ha consentito di verificare che l'intradosso del terrazzino è a 5,80 m dal piano piazza, quindi di fatto è estremamente improbabile che ci sia un capitano talmente alto da riuscire a prendere la lancia che gli cala il rettore dall'alto. Quindi in realtà il rettore scenderà dalle scale con la lancia e ritornerà in piazza brandendo la lancia vittoriosa. Bene, quindi già nella prova generale farete Si farà una. Allora, per verificare la Sì. fattibilità di certe cose, i premi che daremo diciamo, alle persone deputate domani sera saranno dati nel terrazzino, in modo intanto ci ambientiamo. Insomma. Beh sì, i rettori ne abbiamo parlato stamani mattina, erano immerse altre possibilità negli altri giorni, poi abbiamo verificato che erano difficili da percorrere più che mai perché andava riconvocata la Commissione Pubblico Spettacolo e a pochi giorni dalla manifestazione diciamo che non era forse il caso. Quindi è venuta fuori questa nuova soluzione che è stata verificata anche sotto altri aspetti perché la magistratura dà regolamento ha in custodia la Lancia d'Oro. Ho verificato con il primo magistrato che la custodia può essere interpretata anche come custodia, ma in altro posto rispetto a quello dove è posizionata la magistratura e quindi si è addivenuti alla soluzione che è stata poco fa rappresentata dal sindaco. Sicuramente, come ha detto il sindaco, verrà data una nuova dignità alla consegna della lancia, che è una manifestazione, nella manifestazione è il momento più bello, è bene che ci si gode che venga visto da tutta la piazza e quel posto sicuramente visibile da tutti.